genio è colui che riesce a dare miglior forma alle proprie fantasie. Questa frase è scritta anche sulla lapide, frase di Franco Espe. È riuscito a dare forma alle proprie fantasie anche attraverso un libro, cioè più che fantasie direi che è vero, una personalità fantasiosa lo si capisce leggendo il libro, proprio. Quindi c'era tanta fantasia, c'erano, lo dice lui stesso, voli pindarici e acume creativo. E quindi è riuscito a trasferire in un libro, perché come dicevo lui stesso, mi sono segnato un'altra frase importante, aver avuto un'idea e non realizzarla non serve averla. Quindi ha concretizzato in un libro le sue teorie astronomiche. Faceva parte dell'Unione Astrofili Bresciani, quindi un po' di competenza anche per passione c'era sicuramente. Ed è un libro molto particolare perché parla di diverse teorie astronomiche, ma la principale teoria è quella dell'interscambio, che dà anche il titolo al libro, l'interscambio e il diluvio universale. Allora abbiamo riprodotto sui volantini di sala il simbolo dell'interscambio, quello che lui intendeva come interscambio. Questo è fra due corpi celesti che ruotano in senso opposto l'uno all'altro, si forma quindi una S. Altrimenti potrebbe avvenire l'interscambio a C fra due corpi celesti che ruotano nella stessa direzione. È anche molto romantico nello scrivere questo libro, perché parte da un'osservazione, scrivendo un'osservazione della Luna, una notte insieme al figlio, appunto, Daniel, e così guardando la Luna, dall'osservazione erano partite delle riflessioni su il perché la Luna rivolge sempre la stessa faccia alla Terra. Poi vedendo nei giorni seguenti, andando a cercare sui libri specializzati, vedendo che proprio i ragionamementi trovavano un riscontro, da lì è partito poi con altre speculazioni astronomiche, altre escursioni, lo dice lui stesso, fatte con la fantasia, ma che hanno una concretezza notevole, cioè sono intuizioni, ragionamenti logici, che a dirvi in generale, insomma, il discorso verte sulla gravità e sulle forze quindi di gravità e sull'influenza gravitazionale fra corpi celesti. È partito dal grande per andare al piccolo. Adesso vi spiego, ma molto in breve. Le galassie, per chi non lo sapesse, le galassie sono raggruppamenti di stelle. Ogni stella spesso ha dei pianeti attorno, quindi sono sistemi solari. Quindi il pianeta Terra fa parte del sistema solare che conosciamo, ha la sua stella che è il Sole, insieme ad altri, a molti altri sistemi solari, forma la galassia che è la Via Lattea, la nostra galassia, che è la Via Lattea. Anche le galassie a loro volta formano dei raggruppamenti di galassie. La Via Lattea fa parte del gruppo locale delle galassie. Anch'io sono stato iscritto per anni agli astrofili, non è che invento adesso. E quindi abbiamo un universo che non è con corpi celesti distribuiti in modo omogeneo, sono sempre raggruppati. Allora, Franco Espe è partito dall'osservazione, che era stata già fatta, di galassie che si uniscono fra di loro, si sovrappongono, oppure sono a forma di spirale, hanno delle code che vanno a confluire in altre galassie. E allora ha pensato, da lì il nome proprio interscambio, allora probabilmente ci sono dei passaggi di corpi celesti che da una galassia passano un'altra. E così ragionando è sceso di scala sempre più al piccolo ed è arrivato ai pianeti. E ha pensato forse anche i pianeti fra di loro hanno degli scambi di materiale, scambi di elementi. Attraverso questa intuizione ha poi pensato agli anelli di Saturno, sapete che Saturno è il pianeta quello degli anelli, forse gli anelli di Saturno sono ciò che resta di un interscambio con un altro corpo celeste. Poi si è visto che anche Giove ha degli anelli molto
sottili, ma di alti, quindi lui ha pensato corpo più grande, passa dal materiale al corpo più piccolo quando si avvicina, è sempre una questione di massa e di gravità. Ha pensato anche che forse la Terra ha avuto un interscambio con Marte. Infatti si sa in astronomia che Marte ha delle caratteristiche molto simili alla Terra e ha avuto probabilmente in passato un'atmosfera. Ha anche dell'acqua, ma in forma ghiacciata nelle calotte. Recentissimo, l'avete sentito nel giornale, la notizia, è stata trovata anche dell'acqua allo stato liquido su Marte, che scorre temporaneamente in ruscelli. Così ha ragionato su queste cose, ha pensato probabilmente l'atmosfera di Marte è stata persa in un interscambio, magari è influita sulla Terra, ed è andato a ricercare un riscontro anche nei suoi viaggi intorno al mondo da turista. E ha pensato, osservando il Grand Canyon, osservando il deserto del Sahara, che fossero nella zona dove un interscambio con un altro pianeta, appunto con Marte, è stata maggiormente colpita da pioggia non solo di acqua, ma anche di meteoriti, di materiale che proveniva da un altro pianeta. Per esempio, Ayers Rock in Australia, che è una grossa roccia, e si domandano perché questa roccia è lì e poi attorno la pianura piattissima. E allora lui ha detto che probabilmente in questo interscambio c'è stato un disastro tale che c'era una massa di fango che si è poi solidificata e si è appiattita. Con questo ha spiegato anche la teoria della tettonica zolle del pianeta Terra. Insomma, ha immaginato un universo molto più dinamico di quello che di solito ci viene raccontato e quindi con questo ha spiegato, non so, l'andamento del fiume Nilo col delta, l'andamento del Po, e il fatto che si sia ghiaia nella pianura padana, i resti fossili nel deserto, il diluvio biblico che potrebbe essere, secondo Franco Espen, una memoria storica, qualcosa di antichissimo, che appunto era questo interscambio con un altro pianeta, magari con Marte. Tra queste cose anche Atlantide, che sapete, di solito ci viene raccontato come un mito. Io personalmente ho avuto all'università un insegnante di archeologia che era convinta della verità storica di Atlantide. E leggendo la descrizione di Platone nel Timeo, mi piace dirlo, a volte l'ho detto anche agli alunni, Platone dice: attenzione, io potrei raccontarvi una storia inventata per dirvi quello che vi voglio dire, ma perché inventare una storia se posso prendere in prestito quella vera di Atlantide? E poi da lì comincia a raccontare, eppure nessuno mi crede. Nella stessa storia, adesso ho aperto una piccola parentesi, Platone dice anche, racconta anche dell'America, del continente americano al di là dell'oceano Atlantico, e siamo all'epoca di Platone. Non gli crediamo, diciamo che abbiamo un mito, quella è una storiella, anche se lui sapeva già che c'era un'America dall'altra parte dell'oceano, è una storiella. Franco Espen, tornando al libro che ha scritto, giunge addirittura a proporre una verifica matematica dell'interscambio con delle formule. Io non ho verificato personalmente, ma magari con un amico matematico si può andare a verificare. E poi scrive in fondo al libro: io spero molto semplicemente che questa mia ricerca possa essere di stimolo ad un esame più approfondito del problema da parte di esperti ed appassionati estimatori dell'argomento. Ora sarà più facile, man mano, qualora si diffondesse questa ipotesi, trovare delle spiegazioni e magari agganciare al fenomeno altre situazioni rimaste fino ad ora un mistero. Ecco, quindi speravo che qualcuno raccogliesse poi queste sue intuizioni, queste sue teorie e proseguisse. Per preparare anche questa serata sono andato a fare velocemente su internet qualche ricerca, qualcosa la sapete sicuramente anche voi. Per esempio nel 2009 è stata trovata acqua sulla Luna, non trovato dell'acqua sulla Luna. Franco Espen l'aveva già previsto qui perché diceva: in questo interscambio sicuramente anche la Luna è stata coinvolta. Oppure l'acqua su Marte, come vi ho detto, ma la cosa che mi ha
colpito maggiormente è stato un satellite di Saturno, si chiama Encelado, ed è un satellite particolarissimo perché allunga nell'espellere materiale dall'interno, soprattutto ghiaccio, perché è un pianeta ghiacciato ma all'interno ha acqua liquida, nell'espellere questo materiale si forma una lunga coda che va a raggiungere Saturno e ad unirsi agli anelli, a formare una fascia degli anelli di Saturno formata proprio dall'espulsione di materiale da questo satellite. E questo Raffaele avrebbe detto, vedrò lo detto io. Lui pensava all'interscambio Giove-Saturno per la formazione degli anelli, qui siamo di fronte all'interscambio fra Saturno e un suo satellite. Però effettivamente avviene così. E quindi proseguiamo ascoltando adesso brani di Daniel Espen. Quindi al pianoforte Daniel Espen.